Grande successo per il Gold Party di Gioielli Pennacchio. Il marchio storico ha riaperto i battenti in via Aniello Palumbo dopo l'annunciato restyling progettato dall'architetto Marianna Amato del Mama Project Studio. Una riapertura in grande stile quella di sabato. Nel corso della serata sono avvenute le estrazioni dei 5 premi in palio dei 4 top brand. Oggigiorno non è semplice investire sul nostro territorio, però io credo che bisogna farlo. Si deve avere tanto coraggio, qualità, e bisogna essere conoscitori del proprio mestiere. Dopo 21 anni abbiamo deciso di cambiare faccia, di avere un negozio più fresco, più giovanile, però senza togliere, diciamo, la qualità. Può fare andare avanti e far crescere il nostro paese, dove noi siamo nati, siamo cresciuti e dobbiamo vivere qui con tranquillità e serenità tutta la vita. Giuliano può solo beneficiare da questo progetto perché sono luci che si accendono sulla città in modo concreto, in modo, diciamo, professionale. Mi fa piacere perché ho seguito passo passo questa sua crescita e sono convinto che avrà il meglio che merita. Un augurio a Domenico speciale, gliel'ho scritto anche sul bigliettino. Questo è solamente un nuovo traguardo che gli apre nuovi progetti sempre migliori e più ambiziosi. Nel 1996, il 21 ottobre, è stato inaugurato questo negozio con tutti un arredo classico molto bello, abbiamo avuto grandi soddisfazioni e tutto. Oggi si rinnova la linea moderna e un domani ci sarà Raffaele qua dentro. La famiglia Pennacchio opera nel settore della vendita di gioielli dagli inizi del secolo scorso, un marchio cresciuto di anno in anno e diventato ormai una vera eccellenza del territorio. L'evento è stato seguito in diretta da Teleclub Italia.